Ad aprile ci sono state le gelate che hanno compromesso la produttività di quelle piante che in quel momento stavano germinando, con conseguenze importanti non solo nel mondo della viticoltura, ma pensiamo anche all'apicoltura, per esempio. Sono mancate le fioriture nei momenti determinanti, quindi grosse carenze di miele. Per poi trovarci durante l'estate con carenza di acqua. Quello che serve oggi, quello sul quale sta lavorando l'agenzia, è capire come si deve essere flessibili per reagire a queste necessità. Abbiamo avuto una buona ripresa del comparto del lattiero caseario e delle carni. Abbiamo avuto un aumento dell'11% per esempio del prezzo del latte crudo alla stalla e un aumento della produzione delle macellazioni per quanto riguarda i bovini del 3%, settore che quindi ha ripreso bene dopo la stagnazione degli anni precedenti. Bene sono andati anche i cereali autunno-vernini che non hanno risentito degli andamenti climatici sfavorevoli e che hanno segnato delle rese produttive record rispetto a tutti gli anni precedenti, sia in termini di qualità che di quantità. Peccato però che la superficie investita fosse inferiore rispetto al 2016. Male è un po' per tutte le culture dal punto di vista produttivo, perché l'andamento climatico non è stato assolutamente favorevole.